Ho provato per la prima volta in vita mia il sushi brasiliano. I ragazzi di Giappò mi hanno chiesto di provare il loro locale appena aperto. E cosa avrò risposto? E che non lo sto a fa. Sono a Roma Nomentana, sto aspettando Leo che mi deve venire a prendere per portarmi da Giappò. Ci sono stati degli incidenti, quindi ci metterà un po' a venire. Ma nel frattempo vi parlo un po' di questo progetto. Giappò parte con l'idea di portare del sushi tradizionale mischiato alla cultura brasiliana. Da quello che ho capito, diciamo, i colori dovrebbero richiamare un po' al Brasile, ma comunque vedremo di che cosa hanno in mente questi pazzoidi. Ed è stata una cosa veramente utile perché mi ha permesso anche di fare delle ricerche effettivamente su questo sushi brasiliano. E ho scoperto che a Roma ci sono diversi locali che fanno sushi brasiliano. Quindi non vedo l'ora di esserci, vediamo che cosa troveremo lì. Let's go! Vi ricordo di mettere like e di iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Siamo qui a Porta di Roma. Dietro di Leo c'è Giappò. Dietro di me invece c'è Porta di Roma. Dietro di voi, quindi davanti a me, c'è Leo. E adesso andiamo da Giappò a vedere che cosa ci sarà, perché non lo so. Let's go, andiamo a vedere. Il locale è facilmente raggiungibile coi mezzi. Dentro è molto curato, con mood estivo e tropicale. Ma iniziamo con l'antipasto. E Leo ha scoperto le bacchette. Mi hanno portato una polpettina che qua sopra dovrebbe avere il pistacchio. Non so cos'è. Guarda come slitta. Guarda come se la slitta. Però è molto bella. E poi quest'altra che è tipo il gambero o qualcosa del genere, non mi ricordo. Però questa con riso e questa invece polpettina normale. Proviamo la polpettina. Guarda che roba. Questa è tipo antipasto, ci hanno detto, quindi nel chill. È bollente, non mi aspettavo. È un falso piccante. Cioè è tipo saturato, non è piccante proprio piccante. Però sembra. Comunque qua sotto c'ho. È tipo un agrodolce più saporito. Ero pronto già a sentire il piccante. Invece no, è un agrodolce molto saporito. Però ci sta tanta roba. Proprio polpettoso si sente. C'ha una consistenza molto tipo polpetta. Facciamola provare a Leo adesso, vediamo che ne pensa. È bollente? Sì, troppo. Sì, infatti bisogna soffiare un po'. Oppure aprirlo, sì. È tipo un pomodoro però. Freddo fuori e caldissimo dentro. Però è buono. Che pensa che è buono. Dai, adesso proviamo questo che dovrebbe essere un... Non mi ricordo, raga, perdo la memoria in fretta. Andiamo a provare questo. Bello fresco. Sa di fresco proprio di mare, non riesco a riconoscerlo, però sa di fresco proprio marittimo. Ci sta, figo. Non so, buono con le bacchette. Buonissimo, ti rimane proprio fresco in bocca. Il secondo che ci hanno portato è nigata uramaki da 8 pezzi, fritto in tempura, granella di mandorle, ripieno in orata, salsa al sesamo. Anzi, mamma mia, questa è la salsa di soia, mi sa. Vogliamo provare con la salsa di soia? Io ci vado giù, giù con salsa di soia. Proviamo questo, guarda che bello. Ah, tra l'altro ci hanno messo pure un leggero wasabi. E forse questo cos'è? Questo secondo te è tipo zenzero? Andiamo ad assaggiare questo con un pochino di... Let's go. Mamma mia, ma è di un morbido, ma è morbidissimo. È morbidissimo e poi intorno c'hai quel croccante appunto di questi semi. Tanta roba, guarda che bello che è. Poi voglio farvi vedere anche qui, guarda che bello che è. Questo è tanta roba. Se continuiamo con questa wave assaggiamo sempre di meglio. È incredibile. E forse è proprio il loro piano. Partono con le cose un po' più anonime e arrivano a cose più esplosive. Che ne penserà Leo? Andiamo a vedere. A me la salsa di soia non fa impazzire in generale. Andiamo sul crudo proprio. Non ho capito che roba sia. No, quello manco io. Ma è buonissimo, quindi va bene. Finché è buono, raga. C'è il contrasto tra i semi e il dentro che è pazzesco. Però non so cosa sia, cioè non ne ho proprio idea. Non mi importa tendenzialmente. No, sì, è zenzero. Frate, è vero, sembra pesce, ma è tipo zenzero. Madonna, bello forte. Non ha la consistenza proprio da zenzero, è strano. Però non me l'aspettavo, zio, è veramente allucinante. Sospettavo perché era comunque abbinato con wasabi, però era rosa, infatti non capivo. Allora, andiamo col terzo. Questo è un po' più colorato dentro, un po' più divertito. Un po' più divertente. Lo provo crudo, infatti, adesso senza soia. Vediamo come va. No, questo è allucinante. Oh! A parte che sono morbidissimi, cioè è proprio morbido, ma poi pare che c'è il riso anche dentro, non so se, cioè, se si capisce, però c'è la salsina che rende tutto più... Questo però è un po' piccante, non so se te lo farei provare. C'è questa salsina che si vede anche qui, è messa anche intorno per decorazione. Questo ci andrei giù proprio. Anche perché in un mio video su TikTok ho detto il mio preferito allo yoganetta, che è quello con l'alga intorno, tipo gunkan però con l'alga, spicy. E ho detto, anzi, se non ti piace lo spicy sake, quello tutto bello così,
non possiamo essere amici. E quindi io con questo ci andrei sotto. Infatti, tanta roba. Vuoi azzardare a provarlo? Mi hai fatto venire la curiosità e l'ho provato. Tra l'altro lo spumantino ce l'ho dato. Non posso bere perché devo guidare. Buono? Non preferisco quello. Buono? Ho quella nota di piccante extra che per me... Ma in realtà non l'ho sentito tanto piccante. No. Forse è la salsa, e quindi magari l'hai un po' evitata, l'hai un po' schivata, non lo so. Sì, è la salsa. Adesso dobbiamo provare quelli là. Perfetto, ci hanno appena consegnato un burrito, praticamente, che ci hanno detto tipo quella effettivamente ha la carne brasiliana, importante da assaggiare. Intanto proviamo questi qua, che sono dei roll che sono molto vicini a quelli solitamente del sushi, insomma parlano tipo dei California roll o uno di quelli insomma classiconi, solo che sopra c'hanno questo gamberetto rosso che in sti giorni ovunque lo becco, cioè sono andato a Bari, a Cagliari, ovunque me lo stanno mettendo, quindi è il mio compagno di avventure. Dentro c'è un po' di robetta. Si sente subito il pesce che si mette in primo posto, poi piano piano va via, ti lascia tutto quanto, eccetera. Molto morbido, voglio un attimo studiarlo di più questo. Proviamolo anche con la salsa di suglietta. Il gambero è stramorbido. Ho tirato un mozzico al gambero sopra e avete presente quando vi dicono si scioglie in bocca? Ho capito che cosa significa. Proprio, cioè, letteralmente l'ho mozzicato, lo stavo massaggiando proprio così con la lingua ed è sparito. Si è volatilizzato, si è despawnato proprio. Questo è tanta roba. Gambero molto morbido e tutto quanto. Forse tra finora imbattuto quello spicy che abbiamo provato prima. Si sta un po' più soft questo. Facciamolo provare a Leo. Però esplode in bocca, c'è veramente un botto di sapori dentro. Probabilmente questo lo preferisco addirittura a quello. Attenzione, qui abbiamo lo sbilancio. È ancora più pieno di gusto. Questo ti rimane un sacco di roba. Quello forse viene un po' sbloccato dai croccanti attorno, non so cosa siano. Però questo micidiale. Perfetto, quindi abbiamo uno sbilancio. Per me ancora questi qua rimangono. No, dove cazzo ero? Questi qua erano. Questi qua ancora rimangono i migliori per me. Mamma mia, sì, meno male che non ho smesso di riprendere. Ho preso il gamberetto, è morbidissimo però. Quello sì, però. Meno male che ho ripreso questa scena. Oh, che bella sensazione al tatto. È proprio una bella sensazione. Abbiamo il burrito brasiliano con manzo, quindi carne di manzo brasiliana. E vi leggerò qualcosa perché l'ho beccato sul menù e quindi vi leggerò qualcosa a riguardo. Una sorta di crepe viene chiamata. Di soia al sesamo, riso giapponese, carne picagna, quindi manzo brasiliano, salsa yakiniku, insalata, avocado, maionese, mais dolce. Sembra una caramella. Scartiamo. Esatto, sembra una di quelle caramelle tipo americane che esplodono quelle quando le tiri. Tipo quelle di Mr. Bean. Non so adesso, c'era un episodio tipo di Mr. Bean che... La caramella che stava. Esatto. Scartiamo la carta. Un giorno fanno la plastica riciclabile, biodegradabile e tutto quanto. Un giorno faranno anche la carta commestibile. È una specie di insaccato. Quindi andiamo a provarlo, guarda che roba. Qua si vede un po' di carne, c'è un pezzettino di mais, insalata. Andiamo all'assaggio. Wow, ma è fuori di testa l'abbinamento. Qua senti proprio tutto, cioè senti proprio ognuno ha un capitolo per sé. Peccato sono, cioè finiscono in un 2-3 morsi secondo me. Però è allucinante la freschezza del mais e dell'insalata con la morbidezza della carne. Questo è OP. Questo è veramente OP, lo finisco tutto in un boccone, ce la farò, guarda che storia, sì. Ah, e poi, dimenticavo, e lo intingiamo dentro. Penso sia maionese, sì, è una sorta di maionese, non quella normale industriale, una sembra fatta da loro, non lo so. Guarda che roba, porcoso proprio. Pare proprio un kebab, la consistenza è quella, consistenza proprio da kebab, però più sofisticato, cioè il kebab è... che ci affoghi dentro. Questo invece senti tutte un po' le frazioni di ingredienti, tutto quanto è più elegante tipo, no? Ci sta. Ma adesso vediamo che ne pensa Leo. Attenzione, lui usa la tattica dello scartamento completo. Bah, è vero, pare proprio un kebab. Un kebab con salsa agrodolce. Un kebab con salsa. È buono perché io amo un kebab e metà di kebab. Questa è una cosa che si avvicina molto comunque. La carne ovviamente è diversa, la preferisco, però questo effettivamente è molto più pulito del kebab. Cioè il kebab è proprio zozzo, vabbè, il kebab deve essere zozzo, questo è molto pulito. È un kebab che però quando lo inviti a casa si pulisce le scarpe sullo zerbino. Uno di quelli educati. Quando esce saluta.
avete il kebab educato. Japao's Burrito, Sinaloa si chiama, quindi se doveste venire qui prendete il Sinaloa. Gli altri io non so, io li proverei tutti, ve giuro. Tutti, la dieta. Cos'è il sushi giappo brasiliano? In Brasile c'è veramente una grande comunità di giapponesi che negli anni 70 si sono trasferiti e praticamente hanno creato questo fusion tra i prodotti locali brasiliani, quindi la frutta, il croccante, ecco, il sesamo, hanno unito, diciamo, la cucina giapponese. E quindi è uscito questo mix di ingredienti, diciamo di maki, che è veramente molto interessante, perché diciamo che la cucina tradizionale giapponese c'ha 10 pezzi. 10 pezzi sono dove, per esempio, già l'uramaki non è giapponese. L'uramaki, quello col riso esterno, è stato inventato a Los Angeles, in California. Infatti si chiama anche California Roll. La cucina giapponese vera c'ha 10-12 pezzi. Mentre adesso è bello perché tutto il fusion non ha proprio limiti, non ha limiti. Poi ci sono cose che non vanno proprio, ma ci sono degli accostamenti di sapori che sono buonissimi. Poi il riso fa da cuscinetto a tutto questo e quindi è molto interessante. Ci hanno detto che questo è sake, dovrebbe essere leggermente alcolico, una cosa del genere. Comunque è molto famoso in Giappone il sake, in forma di lattina, l'avvertura. Vediamo un po' com'è. È una sensazione molto simile alla lattina. Sì, è leggermente alcolico, si sente, e quindi lo andremo a provare dentro il bicchierino, leggermente. Leo mi ha avvertito che è una cosa particolare. Ha un gusto forte, cioè, non ti piace o non ti piace? Andiamo a provare se mi piacerà il sake giapponese. Non ti piace? No, sa di vodka timida. È la vodka silenziosa in classe, che però c'ha un'arma dietro. No, però sa di vodka timida. Non so se c'è scritto, è tutto scritto in giapponese. E quindi non sapremo nulla di queste informazioni perché è tutto scritto in giapponese. Ma è arrivato il momento del dolce. Questi sono interessanti. Vediamo anche cucina italiana e pasticceria. Andiamo dalla parte opposta a quello che abbiamo provato finora. Vediamo come saranno, insomma. Però prima un sorsino di super dry, qualcosa che mi ha detto, non lo so, è alcolico. Buon appetito. Ma diventi più divertente durante il video. Diventerò più simpatico probabilmente tra un po'. Sentirebbe facile uno sciottino prima di registrare ogni volta. Sarebbe l'ideale. Cioè, tipo, prima di ogni video sorseggi qualcosina, eccetera, per rimanere sempre un po' modestamente dilungato. Brillo. Modestamente brillo, dilungato. Sarebbe da fare. Mamma mia, ce l'ho qua adesso l'alcol. Li provo a dividere in tal modo che li mangiamo tutti e due. Proviamo prima quello normale, vediamo un po' che com'è. Pasticceria Poppella Napoli. Minchia, hanno fatto tipo collabo. Vediamo se riesco a fare sorpresina. Guarda quanto sono food blogger. Bam. Ricotta? Cos'è questa? La infilzia. Mamma mia, quanto è morbida. Anzi, cioè, si infila come se fosse gelato. Andiamo a provarla. Buona per forza. Sì, proprio buono, dolce, tanta roba. Provalo, lui ci va leggero. Quasi ricotta, effettivamente. È tipo panna ricottata, una cosa del genere. È buonissima. Vai tutta giù. Sai, c'è tipo lo zucchero sciolto sopra. Giù. Ma tocca provare questa al pistacchio, però sì. Tocca provarla. Questa tra l'altro è? Panna. Una panna con un pistacchietto sopra. Andiamo ad aprire questo al pistacchio. Questo è più duro da mandar giù. A quanto ho capito è uguale a quello, solamente aromatizzato al pistacchio. Guarda com'è. Bam. Dentro bello pistacchioso. Nice. Questo sarà di Leo, questo mio. Andiamo a provarlo. C'è anche la consistenza sopra del pistacchio, la crema condensata. Tanta roba, sa di pistacchio. Chi l'avrebbe mai detto? No, è molto buono però, ci sta. Io una porcata la faccio. Mamma mia, raga. Pistacchio. C'è proprio di pistacchio. È buono, ottimo. Fammi sapere se l'hai mai provato e ricorda mettere like e hashtag ci sono se sei arrivato a questo punto del video.